Salve a tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo primo video su Dokkan Battle, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ma subito, per chi non lo sa, questo è un gioco free to play per smartphone e tablet. E è una droga ragazzi, cioè ci sto giocando tantissimo nell'ultima settimana. E ho deciso che, visto che mi piace anche molto, di portarlo sul canale. L'ho portato anche in stream e piaceva a qualcuno. Comunque, che cos'è Dokkan Battle? Dokkan Battle è un gioco, se la vogliamo mettere, di strategia con le carte. Ma ve lo faccio subito vedere, perché oggi vedremo un po' di cose. Vediamo che cos'è Dokkan Battle. Allora, prima di tutto passiamo alla parte principale del gioco, il team. Come vedete, io, questo è il mio team, dove ci sono varie carte. In questo caso ho il leader, che è Piccolo, Gohan del futuro, Goku, Vegeta. E queste sono le mie carte che servono per giocare. Ovviamente ci sono molti più personaggi e si compongono il team in base ai personaggi. Ad esempio, ho scelto Piccolo come leader perché ha una skill leader. Queste sono le carte. E questa è la sua skill da leader. All types attack più 20%. Quindi vuol dire che tutto il mio team, tutti i tipi dentro il mio team, hanno il 20% d'attacco in più. Che è molto buona come skill da leader. Almeno nelle carte che ho ricevuto è abbastanza buona. E ovviamente hanno le loro mosse speciali, tipo il Macanco Sappo di Piccolo. Le carte si ottengono con il summon, ragazzi, che è questa cosa qua. Ovviamente adesso ne facciamo subito uno di quelli con i Friends Point, perché le valute di gioco sono due. In questo caso sono i Friends Point per i summon, e sono la valuta che ti dà i personaggini inutili, diciamo, che sono quelli poi per allenare i personaggi seri, che si sbloccano in vari modi. Il modo principale, diciamo, però è il summon, che lo andremo a vedere dopo. Partiamo subito con un summon veloce con i Friends. Ecco qua il summon. Pull e release per tirare una bella Kamamea. Vediamo cosa abbiamo droppato con i Friends Point. Ok, soldatino inutile, ovviamente. Ok, poi... Oddio, è quello della saga di Majin Buu, Popovic. Ok, questo è un Cell Junior. Ovviamente qua non si trovano le carte utili per giocare. Queste sono solamente per allenare i nostri personaggi seri. Tenzing. Ok. Ma neanche una rara, sei così tirchio, gioco. Vabbè, Yamcha. Questo è l'inutilità. Oddio, l'arte così della cartina con i cuoricini. Oddio, anche questo è quello di Pan. Pintar. Yamcha di nuovo. Ok. E poi Kui. Sarà di Freezer, di sicuro. Ancora lui. Oh, è raro. Oh, ok. Ragazzi, ora passiamo alla parte seria del gioco, il gameplay. Andiamo subito a fare una quest assieme per vedere come funziona il gioco. Ok, prendiamo questa, The Beautiful Warrior Zarbon. Andiamo. Ok ragazzi, come si può già notare, è praticamente il gioco dell'oca, dove si tira il dado e si va avanti nelle caselle. Ovviamente il dado è già tirato per noi, infatti l'abbiamo qua sotto. Abbiamo un 3, un 1 e un 2. Sono le nostre possibili mosse. Allora, in questo caso direi di andare sul Zeni da 3. Andiamo. E l'obiettivo ovviamente è arrivare al boss della zona, che si trova qua in alto. Eccolo qua, Zarbon. Dove c'è anche uno stop. Uno stop perché dobbiamo sconfiggerlo per forza. Stessa cosa per questo personaggio qua, che c'è uno stop. E mi sa anche di qua. Sì, anche di qua c'è uno stop. Allora, vediamo. Possiamo andare un 4. Beh, andiamo qua che c'è un item, può tornarci utile. Dritto. Ok. Support item found. Ok.
Allora, vediamo, possiamo... però c'è Baba lì. Andiamo da Baba, ragazzi. Ci potrebbe dare item buoni. Allora, prendiamo un 2. Mi sa che adesso andrò a finire... rischio di fare uno scontro inutile. Vediamo, Allora... Vabbè, andiamo su e prendiamo quest'item qua. Rare Awakening Medal, ok. Prendiamo anche l'altro support item. Torna sempre utile. Training item, ok. Scontro! Ok, finalmente possiamo vedere come si gioca veramente. Anche se sarà molto veloce perché non è un boss. Allora, come vedete, i nostri personaggini che hanno un colore... In questo caso Goku è Strength, quindi vuole le bolle rosse, cioè semplicemente vuole queste bolle rosse qua sopra. Servono per fare danno queste bolle, quindi noi selezioniamo tipo questa e attacchiamo. In più, quando attacchiamo con le bolle, i nostri personaggini ricaricheranno il Ki, che è quello che si è caricato adesso con Goku. Il Ki, quando sarà al massimo, tirerà... il personaggio che avrà il Ki al massimo tirerà un attacco speciale. Allora adesso vediamo, prendiamo queste perché dopo c'ho Goten che è blu anche lui e è più forte di Trunks piccolo. E vabbè, per te ci godiamo il viola, inutile. Così, sì, va bene così. Ok, fondamentalmente credo che il combattimento è già finito perché questi personaggini sono bassissimi di livello. Infatti non fanno neanche tanto danno. Ecco Trunks, massimo è Vegeta che farà qualche errore come al solito e non ci farà vincere. No, va bene, ce l'ha fatta anche lui. Ok, KO. Zeni, vabbè, e un po' di exp, pochissimo sui personaggi. Ok, andiamo avanti, andiamo dal boss. Allora, io direi però di andare lì dal punto interrogativo. Non si sa mai che becchiamo qualcosa di utile. Vabbè, va bene anche l'enemy attack. Direi, non abbiamo un 2, quindi possiamo... Ok, sì, facciamo il 3 e andiamo qui e poi col 5 andiamo sulla capsula. Ok, vediamo, training item super rare. Ok, andiamo a batterci contro Zarbon, ragazzi. Eccolo qua, il boss della stanza, anche lui sarà molto facile. Ok, allora vediamo, mettiamo così. Ah, ma è cambiato, quindi niente, è vero. Vabbè, andiamo di rosso per Gohan. Questo singolo verde qua. E poi questo qua viola. Che così è un attacco pieno. Ok. Anche questo comunque... Sì, gli fa un sacco di danno. Piccolo non gli fa niente, ma vabbè. E poi abbiamo... Goten. Ok, Goku e Trunks. Facciamo così. No. Oh! Così, perfetto, il link che serve per boostare il danno. Allora, facciamo prima queste due, poi queste due con Trunks piccolo e queste verdi. Ok, ecco il super attack. Ed ecco lo sconfitto Zarbon. Ok, finito il livello, ci parla il Rakaio, ma cambia da missione a missione questo. I'm impressed. Perfetto. Va bene ragazzi, prima di lasciarci facciamo un summon, un multi summon da 50 stone, che è quello serio dove troviamo i personaggi forti. Infatti li possiamo vedere anche qua dallo scouter. C'è tipo Goku Super Saiyan 3, oppure vediamo Vegeta Super Saiyan 3, Ultimate Gohan, questo è Mystic Gohan poi. Ultimate Gohan, questo è fisico e l'altro era agilità. Ok, vabbè, e questi sono i personaggi che possiamo trovare, ce ne sono molti altri. Quello che cerco io ovviamente è Beerus e Whis, eccoli qui. Troppo fighi, soprattutto per la passive skill, che ha una alta probabilità di aumentare l'attacco del 150%, ragazzi, è veramente figa. E Whis
che in questo invece ha un'alta possibilità invece di stunnare il nemico, molto utile nei fight. Ok, proviamo ragazzi, proviamo il multisummon, speriamo. Sì, voglio spendere queste bellissime 50 Dragonstone. Solamente per te, Whis. O Beerus. Ok. Un bel po'. Per favore, trasformati in Super Saiyan. Ok, Super Saiyan. Trasformati ancora in Super Saiyan 3. Super Saiyan 3! No, niente Super Saiyan 3. Almeno un SSR ci sarà di sicuro. Ok, vediamo. Oddio, che schifoso Gohan questo. È un SR il Gohan, quello di Super. Vabbè, inutile. Oh, oddio, cos'è? Ah, è Trunks. Va bene. Prossimo. Oh, cazzo è successo? Vegeta! Ciao! SSR Vegeta! Super Saiyan 2 Vegeta. Ok. Mi sa che questo è l'unico SSR che abbiamo trovato. Quindi no Beerus e no Whis. Ma andiamo avanti. Oh, è Beerus! È un SR però. Ah. Ok. Prossimo. Chi è? Androide 17. No, che schifo. Vediamo. Trunks. Ok. Un raro schifoso. Vabbè, lo usiamo da baba per tradarlo. Tenzing. Oddio, cos'è? Ma chi è? Ok, Borgos, non so chi diavolo tu sia. Anche te non so chi cazzo tu sia, Cacao. Mai visto in vita mia Cacao. Oh, Whis! SSR Whis! Sì! Sì, ragazzi, l'abbiamo beccato! God of Destruction Companion. Hai chance of stunning the attacked enemy. Perfetto, l'abbiamo beccato, ragazzi. Abbiamo beccato il Whis che volevo. Wow, vai così. Ok. Andiamo a vedere anche Vegeta, perché anche questo Vegeta è figo. Ok, eccoti qua Vegeta. Cause extreme damage to enemy. Cosa vuol dire? Ok. Ah, interessante questa skill. Interessante, interessante. Fa più danno quando noi abbiamo meno vita. Ok. Va bene ragazzi, per questo video su Dokkan Battle è tutto, spero vi sia piaciuto, se ci giocate lasciatemelo scritto nei commenti perché ragazzi è veramente una fottuta droga questo gioco, mi piace un sacco, soprattutto perché anche se è free to play non è uno di quei free to play mangia soldi, non è proprio obbligatorio usare i soldi, ve lo posso garantire, potete andare avanti anche senza soldi ragazzi. Detto questo, per questo video di Dokkan Battle è tutto. Io spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!